esiste una ferrovia aerea così. Pensate che bellezza! Sotto si può passeggiare, come fanno più innanzi i cigni nel laghetto, senza alcun pericolo. Sopra filano velocissimi i vagoncini aerodinamici su una sola rotaia. Si chiama infatti monorotaia, quella specie di treno giocattolo di Italia 61. Sempre qui, 70 anni fa, un'esposizione nazionale fu celebrata in quel borgo medievale che era stato là a specchiarsi nel Gran Fiume. Un'opera strana, una trovata forse discutibile, ma ebbe un impegno ben preciso: costruire una sintesi del vecchio Piemonte. A questo punto è inutile giocare agli indovinelli, vero? Tanto più che persino il più piccolo e il più sprovveduto hanno capito dove siamo. Sì, signori, nella prima capitale d'Italia, nella città delle celebrazioni del primo centenario dell'Unità Nazionale. La Regal Torino incoronata di vittoria, come la definì Giosuè Carducci. Eccola. Un panorama unico, ordinato, lindo, verde. Lontano si erge il coro delle Alpi, baluardo e gloria del Piemonte. Tutto bello, ma lo sguardo corre subito a quel vecchio pennino di scuola puntato al cielo, la Mole Antonelliana, famosa come il Duomo di Milano, le Torri di Bologna o la Torre Pendente di Pisa. Certo non così bella, ma allora, nel 1863, i muratori di Antonelli, l'ardito architetto, cantavano a buon diritto: «Aie pada bisogna di ale, ie bastanza ad bunge scale, con la pialla e col martello siamo andati fino al cielo». Città, capitale. Certo non fu sempre così. Quando e come sorse? E quali popoli la costruirono e l'abitarono nella sua forse trimillenaria esistenza? Te lo racconterò brevemente io. Sono il Gonfalone. Così, come mi vedi, ho soltanto 50 anni di vita. Non quindi antico al pari degli illustri miei fratelli di Milano, Bologna, Firenze, Forlì o Pisa, Siena e Lucca, ma certo antico quanto loro e forse più è il mio stemma, il toro rampante. È là che i primitivi taurisci costruirono le loro case, in genere capanne e palafitte. Due grandi fiumi, il Po e la Dora, uniscono i loro corsi. Benefici dei, essi offrono l'acqua agli uomini, ai loro campi, ai loro animali e proteggono il villaggio dagli assalti delle tribù nemiche e delle fiere fameliche che s'aggirano per i boscosi inabitati dintorni. Belli i due ricurvi fiumi che incoronano quella fetta di pianura. Forse da quelle ricurve corna disegnate dai fiumi nacque l'antico simbolo. Così la pensa un poeta latino, il grande Virgilio. Ormai il villaggio è una fortezza, da quando Roma vi ha fondato una colonia sulle rovine lasciate da Annibale. E da questo castrum muove Cesare alla conquista della Gallia. Qui una delle quattro porte, la Principalis Dextera, con la parete a finestrelle, due porte carraie e due pedonali e soprattutto le due torri a 16 lati, così fresche ancora oggi nel rosso mattone. Iulia Taurinorum, poi Augusta Taurinorum, non era certo quel che puoi definire oggi una grande città,
limitata nel rettangolo delle mura di 720 per 660 metri, meno, molto meno, di quanto occupi oggi la sola Fiat Mirafiori. Nessun monumento rimane dell'età romanica, di quell'alto medioevo in cui l'architettura fiorì nella regione, popolando di chiese i colli del Monferrato e le valli, innalzando audace la grande mole della Sacra di San Michele. Solo il campanile dell'antica chiesa di Sant'Andrea ci resta, presso la Consolata. La città ha i suoi ordinamenti comunali e i suoi rettori, che nell'827 sono detti Scabini, poi Consoli, poi verso il 1200 Podestà ed infine Sindaci. Libero comune per tanti anni, inalbera l'antichissima insegna del toro sul palazzo di città, dove discutono i consiglieri che i torinesi chiamano scherzosamente i Berger dal Tor, i Mandriani del Toro. Davanti, da un secolo, Amedeo VI, il Conte Verde, leva la sua spada di crociato sopra quel povero saraceno. Come allora si diceva, era ancora chiusa nella sua cerchia romana quando Guglielmo di Monferrato fece costruire dinanzi alla porta decumana un castello. Dietro è la piazza del castello, dove i borghigiani d'oltrefiume, che hanno vigne e poderi sui colli di San Vito e della Maddalena, salgono con i loro muletti carichi a far mercato. Nel 1491 il cardinale della Rovere mandava a Torino 8 scultori da Firenze e nel 1492 faceva contratto col mastro Caprino da Settignano per la fabbrica del Duomo. È proprio il 400 toscano che ritrovi nella Gran Piazza. Sopra invece quella preziosità barocca è la cupola dell'abate Guarini. Sai cosa c'è proprio là sotto? La reliquia più importante della cristianità, il sudario di Cristo, la Sindone. Non è che un ponte, dirai, e di esso ti potrei dire soltanto che fu iniziato sotto il dominio napoleonico. Non è che un ponte con un colle ed un antico convento alle spalle. Veramente, per i nostri vecchi, è un monte, il Monte dei Cappuccini. Ma mi interessava il paesaggio per meglio portarti indietro nei secoli. È lo stesso, ma di legno, inserito nello stesso panorama. La differenza è soltanto nel tempo, negli anni. Le strade sono in terra battuta e non asfaltate, ma la gente va e viene verso la città, ormai capitale del Ducato di Savoia, da quando Testa di Ferro, il Duca, l'ha qui trasportata da Chambéry. A Turin, y en bel jardin, re di Francia, ai vel grand bin, sapudai sandelo a pie, asfaria re di Francia giardiné. Cent'anni fa, nelle campagne piemontesi, si cantava ancora questa canzone, accompagnando il ballo campagnolo, detto curenta.
dice la canzone. A Torino c'è un bel giardino. Il re di Francia gli vuole un gran bene. Se mai potesse prenderlo, il re di Francia si farebbe giardiniere. Da alcuni mesi la città resiste ed i suoi eroici difensori sono ridotti a 5.000 da oltre 10.000 che erano all'inizio. Combattono tutti, anche le donne, anche i trovatelli dell'ospizio che portano legna e pietre nelle gallerie di mina che si dipartono dalla cittadella. È in una di queste gallerie che Pietro Micca, detto Passapartout, oscuro minatore di biella, salva la città con il sacrificio che tutti conoscono. Che serata quella del 7 settembre per i torinesi. Venga Iuvarra per il nostro voto. Dovette concludere quella sera Vittorio Amedeo. E Iuvarra, l'estroso architetto siciliano, venne. Per mezzo secolo egli non sarà soltanto l'architetto, ma il genio benefico, l'urbanista della nuova capitale. Qui è la Basilica di Superga, nobile testimonianza del suo ingegno. Meta di pellegrinaggio continuo e di scampagnate allegre è uno dei tesori di cui va fiera la mia gente. Ora custodisce anche il ricordo di una triste giornata per gli sportivi, quel terribile 4 maggio del 49, che vide scomparire nello schianto di un aereo la gloriosa squadra di calcio del Torino. Ed ecco un'altra testimonianza di Filippo Iuvarra. È la facciata di Palazzo Madama, forse il più imponente edificio della città, che conserva le fondamenta della porta romana. Il castello medievale che hai visto e questa mirabile facciata barocca costruita per ordine di Madama Reale, da cui il palazzo prese il nome. Qui si riuniva il Senato subalpino e qui ritorneremo fra poco, passando davanti al monumento donato dai milanesi 100 anni fa a ricordo del soldato sardo. Quel povero soldato sardo che attendeva l'ordine, con tanti giovani milanesi giunti qui a chiedere la guerra. A mezzanotte, quella folla muta, severa, solenne, era ancora là, aspettando, racconta Vittorio Bersezio. A un tratto, il balcone della galleria d'armi si spalanca e un torrente di luce si spande su quella folla raccolta. Comparisce pallida l'alta figura del re, Carlo Alberto. Tiene in mano una fascia coi tre colori italiani e quella fascia agita sopra il popolo. La guerra per l'indipendenza, ricorda la bianca lapide, da questa loggia bandì re Carlo Alberto il 23 marzo 1848. Nell'antico stemma dei Benso, conti di Cavour, si vede sul cimiero un Romeo, un pellegrino diretto a Roma, con il suo bastone, la saccoccia e il gran cappellone rotondo. Sembra una profezia. Roma è la nostra stella polare. Lui non ci giunse, ma dopo aver cucito l'Italia, le preparò Roma per dote. Di là, dietro a quel tavolo, nel semplice studio che oggi basterebbe forse a un capufficio, Camillo Cavour muoveva le fila della più grande opera storica dell'Ottocento.
Fratelli d'Italia, l'Italia sedetta. Alle ore 10:30 del 10 gennaio 1859, al rullo dei tamburi della Guardia Nazionale e fra il clamore della folla, il re entrò a Palazzo Madama. Ecco in un quadro dell'epoca la memorabile giornata. Nella sala del Senato il Parlamento è riunito. Ci sono i deputati, i senatori, i ministri, i rappresentanti diplomatici. Il re inaugura il nuovo anno parlamentare. Non siamo insensibili al grido di dolore che da tante parti d'Italia si leva verso di noi. E il Parlamento scoppiò in applausi, grida, pianti. Il deputato Boggio intonò Fratelli d'Italia. Era la guerra, la seconda guerra per l'unità d'Italia. Ci par di udire le risate che accolgono queste veterane della velocità, qui raccolte nel Museo dell'Automobile. Eppure, sai perché te le presentiamo? Sono una parte della mia storia. Cessata come capitale dell'Italia, finalmente unita, la mia gente mi fece capitale dell'automobile. Quanti pionieri prima di realizzare le grandi fabbriche di oggi. L'elenco delle marche automobilistiche torinesi, sovente modeste officine, è lungo. Vi appaiono Ceirano, Aquila, Diatto, Chiribiri, Velleyes, Emanuele Rosselli, Storero, Padus, nomi sconosciuti ai più, fino ai notissimi nomi di Lancia e Fiat. Ecco la Fiat, o meglio il suo stabilimento di Mirafiori, uno dei tanti, quel miracolo di operosità ed intelligenza che offre all'Italia e al mondo una macchina ogni 3 minuti e mezzo. Ma per arrivare a questo colosso ce ne volle. Fu l'11 luglio 1899 che Giovanni Agnelli fondò con altri pionieri la sua azienda. Si trattava allora di un'officina con 50 operai in corso Dante. Il più grande organismo industriale italiano nasceva allora con le sue 800.000 lire di capitale, 50 operai e tanta buona volontà. Facciamo i conti? Quei 50 operai sono oggi 80.000 dipendenti. Quelle 800.000 lire sono diventate 100 miliardi. È da quella fabbrica che nel marzo 1943 partì la prima sfida alla dominazione tedesca e alla dittatura fascista. Da quelle fabbriche, scuole e case uscirono i volontari della libertà che salirono sui monti per l'onore d'Italia. Dalle belle città, da dal nemico, fuggimmo di sull'aride montagne. Moglie mia, tu sai perché io muoio. Tienilo sempre presente e fallo sempre presente a tutti, specialmente alla nostra bambina, il nostro sangue, la nostra vita. Non devi piangere per la mia fine. Io non ho avuto un attimo di rammarico. Il mondo migliorerà, siatene certe. E se per questo è stata necessaria la mia vita, sarete benedette. Cara Gisella, quando leggerai queste righe, il tuo papà non sarà più. Il tuo papà, che ti ha tanto amata malgrado i suoi bruschi modi e la sua grossa voce che, in verità, non ti ha mai spaventata. Il tuo papà è stato condannato a morte per le sue idee di giustizia e di eguaglianza. Oggi sei troppo piccola per comprendere perfettamente queste cose,
Ma quando sarai più grande, sarai orgogliosa di tuo padre? Renza, mia adorata, l'unico testamento spirituale che lascio a te e ai miei figli adorati è di affrontare con serena sicurezza le avversità della vita, adoperandosi in modo che la propria coscienza possa sempre dire che ha fatto tutto il possibile. Tre lettere. Un professore universitario, Paolo Braccini, un tipografo, Eusebio Giambone, un generale, Giuseppe Perotti. Tre uomini diversi per cultura e per idee, ma identici nella serena consapevolezza con cui affrontano la morte. Chi sono? I primi dirigenti dei volontari della libertà, finiti contro quel muro crivellato, su quell'erba, perché tu, io, noi tutti potessimo vivere in pace, liberi e uguali. Siamo ribelli della montagna, ignanti stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge. Cui camarci un prima fila sono i mort, i nostri mort. Quelli che marciano in prima fila sono i morti, i nostri morti. È il poeta dialettale Nino Costa che li canta, e tra loro suo figlio. Non li piange, li canta, come il bel monumento di Mastroianni che li raffigura come spirito risorto dal sacrificio. È per merito loro che la capitale di una regione guerriera, come dice la motivazione della medaglia d'oro al valore, per 20 mesi oppose invitta resistenza all'oppressione, e per merito di tutto il suo popolo in armi che Torino il 25 aprile del 1945 fu libera dal tedesco e dalla tirannide fascista, salvando il suo grande patrimonio industriale che ha permesso all'Italia la sua meravigliosa ricostruzione. E qui ti salutiamo, nel gran giardino della stazione di Porta Nuova, presso questo monumentino. Fino a qualche anno fa ci potevi trovare una vecchietta, la maestrina dalla penna rossa, che veniva a salutare i suoi ragazzi, De Rossi, Garrone, Franti, il muratorino, tutto quel mondo buono che Edmondo De Amicis creò qui, a Torino, per tutti i ragazzi del mondo.